Ciao bambini! Oh, non vedevo l'ora di vedervi e giocare con voi il magico alfabeto magico super magico del pappagallo professore. Il pappagallo professore è il mio vecchio amico che oggi ci ha regalato questa magica lavagnetta. Oh, dov'è la lavagnetta? Ah, eccola! A quale tutte le lettere staranno attaccate senza mettere neanche una colla. Però prima dobbiamo raccogliere tutte le lettere sparse nella nostra città. E per farlo mi deve aiutare Guffetta. Guffetta? Oh sì! Ciao tata, Sesina! Ciao bambini! Da quanto tempo che non ci vediamo! Volevo giocare un po'. Possiamo fare un giochino? Certo, ce l'ho già un giochino per te. Dobbiamo raccogliere tutte le lettere sparse nella città per metterle sulla lavagnetta magica del Mister Pappagallo. Ho sentito parlare del professore Pappagallo. Si dice che è bravissimo e fa delle cose magiche magiche. È vero, infatti è così. Ma ora dobbiamo raccogliere le lettere nascoste. Ci sei, piccola bimba, ad aiutarmi o non sei capace? Oh sì, le trovo tutte da sola, tata Susina, e lei li mette la sua lavagnetta. D'accordo! Allora vai, hai tutta la città per trovare tutte le lettere. Oh, vado! Buona fortuna a lei. Ah, iniziamo da qui. Vediamo. Qua dentro, dentro la casa. Oh, qui! Eccola! Di usignolo! Tenga, tata Susina! Andiamo avanti. Qua dentro cosa abbiamo? Dentro le pettine. Il tavolo! E sul tavolo c'è la cela. Di oca! Tenga, tata Susina! Andiamo avanti. Qua quante sono sporse! Bambini, la E di... E di... elefante! Poi qui c'è Y. È una lettera che non si usa tanto spesso, ma si usa. È Y, bambini. Anche se così sembra un triangolo in piedi. Poi qui c'è P. P di panda! Piccole pande, adoro le pandine! A lei, tata Susina! Dopo arriviamo, mettiamo tutte le lettere sulla lavagnetta in ordine, bambini! Oh, ho trovato un'altra! M! M di Miracle Tunes! Poi c'è la G! Così? Non così! G di giraffa! G di giraffa! G di giraffa! Poi qua sopra c'è... Oh, non abbiamo già trovato la O? Una O in più? Quante O abbiamo? O di oca! È vero, l'avevamo già trovata, strano! Andiamo avanti. Dentro l'albero? No. Qui? Sì, c'è la I! Oh, I di ippopotamo! Qua sotto c'è la D. Di delfino! Delfino, belli delfini, mi piace giocare con delfini. Poi qua sotto c'è la M di mucca. Mi sembra che l'avevamo già trovato. Strano. E cosa c'è in mano Bing? Ah, la lettera B di Bing! B, Bing! Bravissimo, Bing! Andiamo più in qua. Vediamo cosa c'è. C'è la C. La C di cane, o di capra, o di cavallo, bambini! E poi c'è la K, che anche la K non si usa tanto spesso nelle lettere o nelle parole, però ogni tanto serve. Poi abbiamo ape. Wow, ape, che bello. Andiamo un po' più in avanti.
No. Wow, quante lettere! Bambini, ahia! Tantissime! Allora, questa è la mia testa. Questa è una L. L di lumaca! O di lucertola! Che bella! Poi c'è la V di vulcano. V, 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 V. C'è la T. T di toro. Toro. Oh, stanno cadendo ancora le lettere. Ma quante sono? C'è la S di... di sole. C'è la F di foca, belle foche. C'è la N di narvalo. Narvalo è come delfino, però al posto del naso ce l'ha il corno come i unicorni. È bellissimo l'animaletto. Bambini, se non l'avete mai visto, chiedete ai vostri genitori di cercarlo sul telefonino. Si chiama narvalo. È un animaletto meraviglioso. E tutte queste lettere le abbiamo già trovate. Andiamo da tata Susina che mettiamo le lettere su, bambini. Venite con me. Bambini, bentornati da me. Ora tutte le lettere che ha trovato Gufetta vanno messe sulla lavagnetta magica. In ordine? Certo che in ordine. Vediamo un po' la prima lettera dell'alfabeto, eh? Ah! Wow, come si attaccano senza cadere. Poi c'è la B. Poi c'è la B. Aia. Uffa. Ah, ok, sono dritta. Poi c'è la C. Poi. E poi dopo, tata Susina. Poi c'è la D. Ah, è giusto. Poi c'è la E. E poi? Poi c'è la F. È vero, la F. Bambini, ma l'avevamo trovata la F? Non mi ricordo. Sì, mi sa. Sì, l'avevamo trovata allora. F. A, B, C, D, E, F. G. H. Dopo la H c'è I. Poi c'è A, B, C, D, E, F, G, H, I. L. L, bambini, dove abbiamo messo la L? Qua. L. Oh, oh. Poi c'è M, poi la N, e poi, tata Susina, è vero che c'è la O? Giusto, la O, P, bravissima, la P, e Q, ma che brava che sei, Gufetta! Io ero bravissima a scuola. E poi c'è, adesso lei mi ha detto che sono brava, non mi ricordo più cosa c'è. Poi c'è la R, S, T, U, V, Z. Avete visto, bambini? Così. Solo che non mi ricordo dove abbiamo messo la R, bambini. Non ti preoccupare. Tanto bambini lo sanno già benissimo l'alfabeto, vero piccoli? Hanno detto di sì. Ora noi vi salutiamo, vi chiediamo di mettere mi piace al video e guardare video qua negli angoli. Ciao ciao, bambini!